Speriamo che prima o poi ci potremo riposare un po' di più, Sabino. È quello. Soprattutto quest'estate. No, l'estate... Ecco, parliamo all'estate allora, quindi stiamo in tema. Simone Quinquino, innanzitutto Beach Soccer, quindi questo campionato, il sesta edizione del campionato nazionale AICS di Beach Soccer, 20 giugno, 28 luglio e poi il centro estivo. Quindi prima questo. Quindi svelaci un attimo le tappe. Le tappe ufficiali sono San Benedetto del Tronto, Le Toianni, Terracina, Capaccio, Catania, quest'anno la novità sarà Catania, Genova e Ceprano. Quindi queste sono le tappe. E Ostia? Vabbè, Ostia, Ostia la neanche la nominiamo, però Ostia... Ostia la fa da padrona, devo dire che già sono 2 settimane che riceviamo continuamente telefonate perché le squadre si vogliono iscrivere. Quest'anno tutto il campionato Beach Soccer sarà marcato Magma, quindi tutte le squadre vestiranno i completi Magma. Quindi partner, insomma, ufficiale. Partner ufficiale di Sporting Tour per questa stagione. E siamo pronti anche i nuovi palloni, arriveranno i nuovi palloni. Specifici per il Beach Soccer. Specifici per il Beach Soccer. E siamo veramente veramente pronti, poi fino alla fine poi ci saranno le finali sempre qui ad Ostia, dove convoglieranno tutte le squadre che hanno vinto delle varie tappe. Devo dire che noi abbiamo il primato perché il settore giovanile è nato in ECS, quindi poi da altre parti ancora non ci pensavano, inizierà a pensarci, giustamente. No, adesso inizia il terzo campionato, ma questo vuol dire che siamo contenti, vuol dire che abbiamo dato in là, e noi è quello che vogliamo, sempre la collaborazione, come avevamo detto, con il responsabile nazionale, dipartimento. L'obiettivo nostro è quello di dare, noi vogliamo lo sport per tutti, lo sport agonistico di successo è quello che fa la federazione. E noi vogliamo far conoscere lo sport proprio perché poi cresca quel tipo di attività, anche perché i nostri i due ragazzi provenienti dell'Academy anche questo fine settimana scorsa sono stati convocati in nazionale, di cui D'Agostino ha anche segnato, quindi devo dire sono che sono i frutti del lavoro, programmazione e soprattutto ecco, come l'applicazione che per Luigi Salera ICS Sporting Tour hanno visto lungo, perché non organizzare il Beach Soccer campionati giovanili, ecco qua il risultato è questo. Quindi Oasi, Beach Soccer e Beach World, dove tutta l'estate Simone Quinquino aspetta tanti bambini per centri estivi, corsi di animazione, chi ne ha di più ne metta, vero? Sì, siamo prontissimi. La cosa bella del centro estivo è che ci stanno già chiamando le persone che sono state già con noi negli anni scorsi, quindi insomma... Questa qui è la cosa positiva. Fidelizzazione. E poi c'è la crescita di persone che incuriosite ci vogliono conoscere, perché poi sulla locandina c'è Giampaolo, c'è la mia foto e ormai si conosce Sporting Tour. E per questo, non voglio dirlo perché sennò Giampaolo capisce che non sto facendo troppa fatica, tanti ragazzi ci stanno chiamando per lavorare. Ecco, quindi come animazione, bello. Cominceremo il corso di formazione con più di 20 ragazzi e la mia fatica è stata veramente poca, ora stavo scherzando ma non è vero, perché abbiamo creato un polo dove le famiglie fanno venire anche i ragazzi più giovani a lavorare perché sono sicure. Bello. E questa è ancora più bella delle iscrizioni. Infatti. Perché vuol dire che diamo sicurezza alle famiglie per chi si approccia anche al lavoro. E quindi questo corso di fare questi allenatori subito al lavoro, subito all'opera, perché ci sarà il centro estivo, penso, no? Sì, lo facciamo perché abbiamo l'animazione, il centro estivo, stiamo vedendo anche altre location dove siamo stati contattati per aiutarli. Questo ancora non è formalizzato, però insomma stiamo andando anche in altri poli perché ci chiedono aiuto, perché riconoscono il nostro lavoro. E poi ci sarà la formula del beach soccer, oltre al campionato stiamo studiando gli Sporting Tour Game da fare, ecco, con le squadre. Inviteremo le squadre, sapranno prima che faranno la sfida degli Sporting Tour Game dopo la partita, quindi praticamente io e Sabino avremo un appartamento lì all'Oasi quest'estate. Presidente, sentito, quindi no, bello. È il minimo, io non vedo l'ora, per me l'estate lì ci divertiamo, stiamo insieme.
Poi si mangia pure bene, si mangia il ristorante. Il ristorante Gioia è sempre accogliente, si mangia bene, è ottimo la pizza. Infatti, l'unica nota positiva di Sport in Tour negli anni è che ho preso 15 kg da quando lavoro con loro. Questa è colpa loro, l'unica nota negativa. Perché sappiamo che anche Laura, che Laura pure a te, insomma, ti diletti, insomma, curi anche l'aspetto culinario dello staff, non solo. Sì, diciamo, vero? Che è più mia sorella. Tua sorella, però anche te, sappiamo che te un po' a 360 gradi, curi un po' tutto. No, stai là. Più che altro sulla, diciamo che la parte estiva, la parte divertente è che appunto lavori divertendo, cioè stai al mare, quindi si sta bene, si sta bene insieme. Sì, poi sì. Io ho portato anche il catch and surf ball al mare, quindi facciamo pure il catch and surf ball beach.